La regione Salva il Lupo, la cui gestione è stata oggetto di un articolato dibattito in consiglio regionale. Oggi in Piemonte sono stimati circa 200 capi, 8 coppie e 21 branchi. Due sono stati gli ordini del giorno contrapposti. Il primo atto di indirizzo proposto dal consigliere Gianluca Vignale è stato respinto. Oggi in consiglio regionale è stato respinto l'ordine del giorno che ho presentato per far sì che venisse fatto un piano di contenimento sui lupi. I lupi aumentano sempre di più sulle nostre Alpi, i lupi non hanno predatori e quindi continuano ad aumentare. Ovviamente chi ne patisce le conseguenze sono i pastori, sia per la loro incolumità personale ma soprattutto per quella delle gregge. Noi crediamo che non ci siano dubbi, fra difendere i pastori o difendere i lupi, noi non abbiamo dubbi che la difesa vada data ai pastori, perché sono le persone che garantiscono la vita delle nostre montagne. Il secondo atto di indirizzo richiesto dal consigliere Elvio Rostagno per sollecitare l'approvazione del piano di conservazione e gestione è stato approvato. Non è la prima volta che in Consiglio regionale si parla di questo argomento, che sicuramente è un problema che va affrontato. Più di volte sono fatti degli ordini del giorno, che sono stati prodotti degli ordini del giorno, e la conferenza Stato-Regioni cerca di discutere con i ministri, anzi con i vari ministri che si succedono, però ogni volta si rinvia questo problema. Io ovviamente sono perché la Regione Piemonte, e non solo la Regione Piemonte, ma tutte le regioni si adoperino il più possibile per cercare di aiutare la pastorizia, gli agricoltori, gli allevatori di pecore, eccetera, per la loro difesa e anche per la tutela del lupo attraverso vari sistemi, che sono quelli dei cani, dai maremmani, dai mastini abruzzesi, in modo da tenere lontani ovviamente il branco di lupi, che ricordo però, essendoci anche un proliferare di caprioli, di cinghiali, la natura nel loro agire esercita anche una sorta di equilibrio.